Oggi scopriremo come si facevano le anfore ai tempi dei Romani. Ascolta questa storia che ci racconta Giuseppe. Le anfore venivano costruite con l'argilla naturale, modellata a mano e con semplici attrezzi. Poiché erano grandi, il vasaio formava al tornio prima il collo con la sua bocca, poi il corpo panciuto e il piede. Infine si univano le parti assieme alle anse, le due braccia che le consentivano di essere trasportata. Dopo un periodo di essiccamento al sole e una buona cottura al forno, la signora Anfora, così abbronzata, era pronta a imbarcarsi per un lungo viaggio, scendendo con la pancia piena in qualche porto del Mediterraneo. E oggi dove le troviamo? Al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Ora prova anche tu a disegnare la tua anfora e posizionarla su un fondale marino. È proprio lì che gli archeologi subacquei ritrovano spesso le anfore, che costituivano il prezioso carico di navi affondate nell'antichità.